Allora, vediamo qualche primo esercizio. Per esempio dice calcolare il coseno di 225 gradi. Tenete presente che tutti abbiamo la calcolatrice, possiamo andare a calcolarlo, ma dobbiamo cercare di capire questo 225 gradi come può essere scritto in base a tutto ciò che abbiamo fatto. Beh, 225 gradi non è altro che 180 gradi più 45 gradi. Però come si può fare 90 più 90? E poi abbiamo la somma di tre angoli, 90 più 90 più 45. Ah, ok? Noi abbiamo fatto, quindi questo è 180 più alfa, giusto? E voi avete le formule che vi ho appena dato. Il coseno di 180 più alfa, se andate a vedere, è uguale a meno coseno di alfa. Ok? Quindi in questo caso questo è meno coseno di 45 gradi. Il nostro alfa è 45. Quindi uguale a meno, il coseno di 45 lo conoscete, radice di 2 fratto 2. E quindi siamo riusciti a calcolare il coseno di 225 trasformandolo ovviamente in funzione di un angolo che non già conosciamo. Facciamo qualche altro. Seno di 480 gradi. Beh, quando l'angolo supera i 360 gradi vuol dire che siamo andati oltre il primo giro, quindi dobbiamo fare la riduzione al primo quadrante. Allora, 480 lo possiamo vedere come 360 più 120. Allora, questo è il seno di 360 gradi più 120 gradi. Sarebbe il discorso di 360 più alfa, questo sarebbe alfa. Beh, poc'anzi io vi ho detto che il seno di 360 più alfa è uguale al seno di alfa, uguale al seno di alfa. Perché è esattamente lo stesso punto goniometrico. Posso fare 2, 3, 50.000 angoli giri, ottengo sempre lo stesso punto goniometrico. Quindi questo è il seno di 120 gradi. D'accordo? Quando vi ho scritto che il seno di 360 più alfa è uguale al seno di alfa. Quindi adesso abbiamo il seno di 120 gradi. Guardatelo bene, ma questo non è un angolo notevole, non è 30 gradi, non è 45, non è 60. Questo io lo posso vedere come 180 meno 60. Oh! Sì. Quindi questo è uguale al seno di 180 gradi meno 60 gradi. Cioè in definitiva questo è il supplementare di 60 gradi. Questo è alfa. Andate a vedere nella tabella il seno di 180 meno alfa, angoli supplementari, abbiamo detto, hanno lo stesso seno. Se voi vedete nella tabella il seno di 180 meno alfa è uguale al seno di alfa. Vedete? Il primo che abbiamo fatto. Seno di 180 meno alfa è uguale a seno alfa, seno di 180 meno 60 è uguale al seno di 60. Ok, voi state ancora all'inizio, chiaramente dovete avere tutto il tempo per riflettere, per digerire. 60 gradi, a parte il fatto che 60 gradi è uno di quegli angoli notevoli che abbiamo dato, no? Ma 60 è il complementare di 30, è vero? Quindi il seno di 60 è uguale al coseno del suo complementare. Vi ricordate, le funzioni uguali alle cofunzioni. Seno di 90 meno alfa è uguale a cosenanza. Questo è come se fosse 90 meno 30. Seno di 90 meno 30 è uguale a coseno di 30, perché è il complementare. E quindi questo è uguale a radice di 3 fratto 2. Questo è un esercizio guida, poi quando me ne darò per casa tenete conto che comunque l'angolo di cui dovete trovare la funzione lo potete esprimere come 180 meno alfa, 90 meno alfa, 360 meno alfa e così via. Dovete avere un po' di fantasia su questo. E infine
vi faccio fare una espressione, così vi rendete conto di come bisogna applicare queste formule, che si chiamano formule degli atti associati. Ma potete anche dimenticare questa terminologia, sono tutti gli altri che abbiamo visto fin qui. Allora, facciamo giusto il 122. Coseno, parentesi tonda, pi greco mezzi meno alfa, per la cotangente di pi greco meno alfa, più il coseno di pi greco meno alfa, per la cotangente di pi greco mezzi meno alfa. Non spaventatevi che ci sono i radianti, perché voi sapete che pi greco corrisponde a 180 gradi, mentre qui sotto c'è seno al quadrato di pi greco mezzi meno alfa meno coseno al quadrato di pi greco mezzi meno alfa. Allora, questo è il numero 122 alla pagina 438. Numero 122. Voglio soltanto far vedere, facciamo solo questo e poi terminiamo. Se avete scritto la traccia, iniziamo dal primo. Pi greco mezzi, chi sarebbe? Domanda. Chi è il coseno di 90 meno alfa? Andate a vedere. Seno alfa. Perché sono angoli complementari. Per, attenzione, pi greco meno alfa sono angoli supplementari. Allora, cotangente di pi greco meno alfa a chi uguale? E dovete andare a vedere gli angoli supplementari, angoli seno uguali, tutto il resto è opposto, e quindi anche la cotangente è opposta. Poi alla fine vi dovete fare una bella tabella dove ci sono tutti questi. Più qui cosa c'è? Coseno di pi greco meno alfa, pi greco meno alfa 180 meno alfa, angoli supplementari. Quindi coseno di 180 meno alfa è meno coseno di alfa. Voi sapete che gli angoli supplementari hanno lo stesso seno. Per la cotangente di 90 meno alfa è tangente di alfa. Quindi posso scrivere tangente di alfa. Tutto fatto. Oh, quando vedete seno al quadrato vuol dire che dovete fare il seno di 90 meno alfa e lo dovete elevare al quadrato, cioè come se fosse così esattamente la stessa cosa dall'altra parte. Chi sarebbe il seno di 90 meno alfa? Andate a vedere, sono angoli complementari. Coseno di alfa tutto elevato al quadrato, quindi scrivo coseno al quadrato di alfa meno chi sarebbe questa anche qui? Sarebbe il coseno di 90 meno alfa tutto al quadrato. Chi sarebbe il coseno di 90 meno alfa? Seno alfa elevato al quadrato, seno al quadrato di alfa. Questo è il passaggio che ora mi permette di arrivare a conclusione. La cotangente, quando avete un'espressione, cerchiamo di esprimere tutto, se possibile, in seno e coseno. La cotangente, come la posso scrivere? Innanzitutto più per meno è meno. Seno di alfa per la cotangente, come la posso scrivere? Seno tutto così. Coseno. Quindi coseno di alfa fratto il seno di alfa. Che poi vedete è naturale che vada via con l'altro. Poi più per meno rimane meno. Coseno di alfa per la tangente, la posso scrivere come sen alfa fratto coseno alfa, seno di alfa
fratto il coseno di alfa. Tutto fratto, coseno al quadrato di alfa meno il seno al quadrato di alfa. Ovviamente anche qui coseno e coseno se ne vanno via. D'accordo? Quindi qua sopra che cosa è rimasto? Meno coseno alfa meno seno alfa. Questo è andato via. Quindi meno coseno alfa meno seno di alfa. Tutto fratto, coseno al quadrato di alfa meno il seno al quadrato di alfa. Non è ancora terminato. Un altro passaggio, cancello. Perché non è terminato? Beh, innanzitutto qui sopra possiamo fare la messa in evidenza del segno meno. Cioè qui sopra possiamo scrivere meno, parentesi tonda, la loro somma. Coseno di alfa più il seno di alfa. D'accordo? Qui sotto io dovrei scrivere coseno al quadrato di alfa meno seno al quadrato di alfa. È la differenza di due quadrati. Come si può scomporre la differenza di due quadrati? Somma per differenza, e cioè coseno di alfa più seno di alfa che moltiplica coseno di alfa meno il seno di alfa. È evidente che coseno alfa, che è coseno di alfa più seno alfa va via. Quindi viene, sopra è rimasto meno 1 fratto coseno di alfa meno il seno di alfa. Se volete questo meno lo facciamo entrare al denominatore e quindi viene 1 fratto seno alfa meno coseno alfa. E il nostro notaio dovrebbe dire se è uscito oppure no. E quindi è uscito. Va bene, allora io per caso vi darò esercizi di questo tipo dove con la tabella alla mano dovete ovviamente andare a sostituire. Chiaramente al compito queste tabelle dovranno stare nella vostra mente.